Buongiorno amici, oggi sono qui per mostrarvi come si preparano le perle morbide. Allora, vi inizio a descrivere tutto quello che occorre e tra la prima cosa c'è bisogno di acqua naturale. Vabbè, un bicchiere, perché io misuro tramite i bicchieri, perle morbide che non vi indicherò né marca e né niente, bastoncino secco. Cosa fondamentale che sia un bastoncino secco, un contenitore dove mettere in ammollo. Io uso una vaschetta del gelato perché qualche giorno ne faccio di più, qualche giorno di meno e alterno. E adesso vi mostro come si prepara. Allora, prima cosa io faccio come unità di misura un bicchiere pieno di perle. Anzi, questa volta ne faccio uno e mezzo, un bicchiere di perle con un bicchiere e mezzo d'acqua. Uno. E metà. E due. Quindi poi lasciamo che le perle assorbano tutta l'acqua e poi vi mostrerò tra un po' come si aggiunge il bastoncino. Diciamo che i tempi di assorbimento d'acqua variano da una mezz'oretta a tre quarti d'ora. Quindi tra una mezz'oretta e tre quarti d'ora continuerò col video. Ragazzi, è trascorso più o meno tre quarti d'ora e il risultato è questo. Le perle sembrano quasi asciutte e quindi poco umide perché hanno assorbito tutta l'acqua. Scusatemi se a inquadrare è un po' difficile. Quindi adesso a questo punto aggiungiamo un po' di bastoncino secco, mescoliamo il tutto e saranno pronte da dare. Io abbiamo fatto un bicchiere e mezzo di perle, un bicchiere e mezzo d'acqua. Io poi metto uno di questo con un altro poco, mescoliamo il tutto e sono pronte da servire agli uccelli, ai nostri uccelli. Vedete, le perle si separeranno le une con le altre e a questo serve il bastoncino alla fine. Ma non vedete? Più o meno si separano col bastoncino. Ovviamente di bastoncino potete metterne anche un po' in più perché per farle asciugare per bene. Ecco qua. A questo punto vanno servite ai nostri uccelli. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Al prossimo video, amici, buona giornata.